Quindi è questo, il mondo fuori dal Volta. Che schifo. Il cielo è più azzurro di quanto immaginassi. Grazie a Dio è venerdì! Beh, quando sto registrando questo episodio effettivamente lo è. Ogni 5.000 tappi aumenti di 10 pound il... Ok, il nostro primo level up. Grazie a questa abilità puoi trasformare ogni tappo in tappo di Nuka-Cola. D'accordo, iniziamo con qualcosa di più... normale. Oh, ma guarda chi becca due abilità ogni livello. Sì, questo non guardatelo, è solo un errore. Iniziamo a guadagnare un po' di soldini. Effettivamente ho intenzione di fare un bel po' di soldi. Vedo delle rovine da qui, però forse avrò una vista migliore dall'alto. Vedo della gente laggiù, però non sembrano essere amichevoli. E infatti mi ha già visto. Maledetto! Sono appena uscito dal ponte già... Mi attacchi, eh? Fantastico. Mi hanno già menomato la testa. Sei menomato. Beh, fa piacere sentirselo dire. Mi fa piacere... che non ho davvero il minimo senso della sopravvivenza. Ok, da qua in alto ho una vista migliore. Se non fosse che mi hanno sparato in testa, quindi la mia vista è peggiorata. E non ho neanche uno steampack, pensa che fortuna. D'accordo, se devo seguire le orme di mio padre, forse quella città là in fondo potrebbe essere un inizio. Ehi, e questa che cos'è? È una spada. È una spada gigante. Beh, peserà un bel po', però fa la sua figura. D'accordo, arriveremo piano piano alla città. Galaxy News Radio. Potrei sentirla per farmi un po' di compagnia. Però sai, i problemi col copyright. Ok. Con grande fatica, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati in questo posto. Ehi voi, siete mercanti? Il Doc Hoff. Un benvenuto a te, turista. Sembra che tu abbia bisogno di rilassarti e di un po' di assistenza chimica. No, in realtà ho bisogno di svuotarmi. Ah, perfetto. Mi sono liberato di un po' di roba inutile. E già che ci siamo, ti ringrazio. Un altro cliente soddisfatto. Molto soddisfatto, ti farò un'ottima recensione. Mi scusi, signorina. Posso chiederle dove ha trovato quella magnifica spada? Wow, non pensavo che le formiche fossero così grandi qua fuori. Ehi, che bella presentazione. Certo, non si può dire anche della città, vero, eh? Pure. Ti piacerà stare qui. Ne dubito alquanto. Ah, molto meglio. Beh, questa città è particolare. Ha un robot come sceriffo, ha un silos gigante, ha una scatola di cartone qua davanti che posso rubare, pensa un po'. Ehi, posso guardare cosa c'è qua dentro? O ti offendi? La città più accogliente nei dintorni. Ah beh, se siete accoglienti allora non ti dispiace, vero? Cosa abbiamo appena ottenuto? La Oblivion. È esattamente quello che penso che sia? Sì, è esattamente quello che penso che sia. Un Keyblade in bassa risoluzione perché, beh sì, però è pur sempre un Keyblade. Beh, diamo un'occhiata a questa città più accogliente dei dintorni. Buongiorno, Megaton. Mi chiamo Lucas Sims. Buongiorno a lei, sceriffo. Anche il sindaco, se ce n'è bisogno. Ah beh, certo. Questa è Megaton. Piacere mio. Amichevole e gentile. Andremo certamente d'accordo. Senta, sto cercando un uomo. Sa se è passato di qua? No, mi spiace. Chiedi in città. D'accordo. Beh, non ci resta che esplorare questa magnifica città allora. Ehi, ciao. Ehi là, che bel vestito. Ehi, vedo che fa acqua da tutte le parti qui, eh. Mi scusi, lei ha un volto estremamente familiare. Gretin, wushu. Ma lei è il vero Bruce Lee o è solo una comparsa? Buongiorno, Mr. Lee, il mio nome è Gioacchino. Hello, Gioacchino. Have some water. Grazie. Sì, acqua, mio amico. Tante care cose, signor Lee. Wow, ma che bel pezzo di antiquariato che abbiamo qui. Senti un po', Lucas. Sì. Parlami di quella bomba. Cosa ne dici? Che sembra pronta ad esplodere in ogni momento. Proverò a disarmarla. Se termini il lavoro, ci sono 100 tappi per te. Wow, questo è tutto quello che avremo per salvare un'intera città? Vabbè, non abbiamo di meglio da fare. Fantastico. Abbiamo le capacità per disarmarla? Ci servono altri 4 punti. D'accordo, ci provo la prossima volta, capo. Una capatina in bagno potrebbe servirmi. Ehi là, ti ho per caso interrotto? Ti dispiacerebbe andartene, devo pisciare.
Ok, lo prendo come un no quello. Posso prendere quel vestito? Wow, certo che in questo paese alla gente piace vestirsi eleganti, eh? Buongiorno, sto cercando mio padre. Colin Moriarty. Ha per caso visto un uomo di mezza età? Mio Dio, sei tu, il piccolino ormai adulto. Piccola carogna ostinata, vero? A quanto pare mi conosci, eh? Adesso, a quanto sembra. È passato tanto tempo, ragazzo. Oh, tuo padre è passato da queste parti. Ah, fantastico. Viva ed è andato via. Tu farai lo stesso, vero? Ah, non lo so. Dimmi tutto quello che sai. Ah, calma, calma. Tuo padre era così riservato. Abbiamo preso dalla mamma, vero? Che riposi in pace. Lo so, pace almeno a lei. Almeno hai le palle. Sì, conosco tuo papà da molto tempo. Da quando siete passati di qui andando al Volt. Sembri scioccato. Non abbastanza. Pensavi di essere nato in quel buco, vero? Cristo, ragazzo. Conosci la verità e ti renderà libero. Già, anche se mio padre mi ha mentito a quanto pare. Ah, ho capito. Sai, ho sentito parlare del lavaggio del cervello che fanno laggiù. Onore al soprintendente. Siamo nati nel Volt, moriremo nel Volt. Sì, me lo ripetevano spesso. Immagini di questo tipo. D'accordo, basta cagate. Dimmi dov'è, per favore. Capisci al volo, ragazzo. Così vanno le cose qua giù, stanne certo. Tu vuoi qualcosa e la prendi. O paghi in freddi, duri tappi. Diciamo 100. Beh, sembra un prezzo giusto per agevolare un ricongiungimento familiare, non credi? Wow, meno male che siamo amici, eh? Peccato che non abbia così tanti soldi. Colpevole. Sai che facciamo, ragazzo? Ti aiuterò io. Il ricordo dei vecchi tempi. Wow, come siamo gentili. Per pagare questa informazione, forse potresti farmi un piccolo favore. Sentiamo. Ho dato in prestito un bel po' di tappi a quella vacca tossica chiamata Argento. Diceva che poteva vendermi un po' di jet e psycho a buon prezzo. Gente di tutto rispetto. Il problema è che ha tagliato la corda con il bottino ed è andata a Springvale per entrare in stato di incoscienza. Recupera i tappi che mi deve e potrai usarli. Potrai usarli per pagare me, ovviamente. Ah beh, certo. Pensa, se non compravo lo steampack avevamo già risolto. Potrei anche darti una pedata nel culo e farti cadere di sotto, pensa. Beh, se il bagno degli uomini aveva delle sorprese, chissà quello delle donne. Meno male che nessuno è qui per vedermi. A quanto pare delle sorprese ci sono e come. Siamo fan di Final Fantasy, vedo, eh. Però sono di nuovo pesante. Oh, maledizione. Devo andare a vendere delle cose. Ok, fammi passare, per favore. Ehi là! Cosa sono questi cannoni? E cosa sono questi bibitoni? Hai capito la Monster? Peggio degli scarafaggi radioattivi. Senti, lo so che sono pesante, ma ti dispiace se li prendo? Wow! Questa tuta del Volt sembra essere molto vecchia. Anche questa mazza sembra essere molto vecchia. La parola finale. Beh, è particolare vedere uno vestito da Claude con una mazza. Senta, devo vendere un po' di roba. Ehi, ho saputo che vi siete allontanati dal Volt. Sono anni che non vedo uno di voi. Piacere e che sono di un animale. Sono Moira Brown. Sto lavorando a un libro sulla zona contaminata. Non mi interessa! Sento in lontananza un grido di qualcuno che ti odia. C'è un vecchio super duper mart non lontano da qui. Devo sapere se in un posto del genere posso ancora trovare cibo o medicine. Ok, senta, signor Lee. Lo so che ci conosciamo appena, ma le andrebbe di viaggiare assieme? Enter the Dragon. Gioacchino viaggia insieme a Bruce Lee per riprendere a calci qualche culo. Ora Bruce Lee ti ha dato l'abilità Pugno della Furia. Grazie, maestro. Peccato che mi ha appena fatto crescere tutto.